Salve gente, io sono Luca e in questo episodio volevo parlare delle differenze tra alcuni verbi che suonano simili, ma in realtà hanno dei significati piuttosto diversi. I verbi in questione sono battere, sbattere, battersi, sbattersi, battersela e sbattersene. Spero di riuscire a far stare tutto quanto in questo video, spero che comunque la durata del video sia umana. Perché comunque ci sono veramente un sacco di cose da dire, o come diciamo in italiano, c'è veramente tanta carne al fuoco. Ma iniziamo con battere. Battere è un verbo che sicuramente conoscete. Battere vuol dire colpire ripetutamente. Quindi, per esempio, battere il chiodo con il martello, oppure battere il tamburo con le bacchette, oppure battere la carne, non la carne. Quando la battiamo diventa più molle. Poi c'è il modo di dire che probabilmente conoscete, battere il ferro finché è caldo, quindi anche qui l'immagine è quella di colpire ripetutamente. Poi possiamo dire battere i denti dal freddo, scrivere al computer, o un tempo c'era una cosa che si chiamava macchina da scrivere, vabbè non esistono più, comunque questa cosa qua di scrivere al computer possiamo dire battere al computer. Per esempio, uno può dire mi stanco a battere al computer. Sinceramente vi capiterà molto raramente di sentire la gente che dice battere al computer perché ormai tutti dicono scrivere. Poi diciamo gli uccelli battono le ali, in questo caso non è proprio un colpire, però l'idea è la stessa, quindi del ripetutamente, no? Gli uccelli battono le ali e volano. Poi il cuore batte, quindi fa tu 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 tu. Ok? Anche qui perché fa tanti colpi ripetuti, oppure battere le ciglia, vabbè, sapete cosa sono, c'è anche il modo di dire non ha battuto ciglio, che vuol dire non ha avuto nessuna reazione. Allo stesso modo, quando piove, possiamo dire che la pioggia batte sui vetri, anche qui perché colpisce ripetutamente il vetro. Il verbo battere lo possiamo usare anche con la luce, per esempio. Per favore, chiudi la tenda, che il sole mi batte in faccia. Significa che la luce del sole mi arriva, mi colpisce in faccia. Sempre collegato all'idea del ripetutamente, il verbo battere ha anche un significato traslato o metaforico di percorrere molto spesso. Infatti, per esempio, abbiamo l'espressione una via poco battuta, che significa che una via che non viene percorsa molto spesso, ovvero ci sono poche persone che percorrono questa via, di una strada poco battuta. C'è anche l'espressione battere i marciapiedi o battere il marciapiede, che significa prostituirsi. Quindi a volte battere potrebbe essere la contrazione di battere i marciapiedi. Onestamente l'espressione per esteso battere i marciapiedi la sentirete raramente. Sentirete battere e basta. E ricordatevi che battere può significare anche prostituirsi. A questo proposito vi cito una pubblicità piuttosto famosa che per la scelta di parole non poteva che suscitare ilarità. Quindi una scelta di parole piuttosto infelice, se vogliamo, nel senso che la pubblicità diceva batte forte sempre. Chiaramente qui il verbo battere era usato in riferimento al cuore, ma quindi un cuore che batte sempre forte. Però a noi una pubblicità di questo tipo che dice batte forte sempre non può che far ridere perché comunque battere può significare anche prostituirsi, quindi sembra veramente che questa pubblicità dica si prostituisce forte sempre. Da questo uso del verbo battere poi c'è la parola battona che vuol dire prostituta, è una variante del termine prostituta, una variante se vogliamo più informale. Questi esempi che ho fatto su battere, come avete visto, sono incentrati sull'idea del ripetutamente, quindi colpire ripetutamente, oppure comunque intorno all'idea del più volte ripetutamente. Battere però viene anche usato con un significato leggermente diverso, un'espressione del tipo ho battuto la testa, significa ho colpito la testa. In questo caso si spera una volta sola, quindi non ripetutamente, ma una volta sola. Oppure ho battuto il gomito contro il tavolo. Anche in questo caso, battere vuol dire colpire una volta sola. Battere
Battere poi ha un altro significato, il significato di sconfiggere, quindi battere è sinonimo di sconfiggere. Per esempio, battere un avversario che significa sconfiggere un avversario. Per esempio, posso dire, domenica ho giocato a scacchi con Marco e l'ho battuto, significa che ho vinto. Ho vinto io, quindi ho sconfitto Marco. Possiamo battere un avversario, possiamo battere un record. Cosa significa battere un record? Che se una persona ha stabilito un determinato record, noi lo battiamo, significa che lo superiamo, cioè raggiungiamo un risultato più alto. Spesso poi lo troverete nell'espressione battere la concorrenza. La concorrenza sono le aziende concorrenti. Per esempio, se io produco pasta, le altre aziende che producono pasta, l'insieme di queste aziende sono la concorrenza. Un altro esempio di battere usato in questo senso può essere la frase nessuno mi batte in questa cosa, che significa nessuno può sconfiggermi in questo campo, in questa cosa. Ci sono poi degli usi idiomatici del verbo battere che sinceramente non spiegherò in questo video. Passiamo invece al verbo sbattere. Se penso a sbattere, la prima cosa che mi viene in mente è una porta che viene chiusa con violenza, quindi la porta viene sbattuta. Quindi sbattere lo usiamo in questo modo. Quando qualcuno invece di chiudere con delicatezza, comunque in modo normale, una porta, la chiude con violenza e la porta fa quel rumore tipico. La seconda cosa che mi viene in mente è quando qualcuno invece di appoggiare con delicatezza, per esempio, un libro sul tavolo, lo mette sul tavolo in modo violento, quindi noi diciamo lo sbatte, cioè fa così, il libro arriva sul tavolo e fa rumore. Questo è sbattere qualcosa sul tavolo. In questo senso sbattere è il contrario di appoggiare e quindi probabilmente potete sentire una frase di questo tipo, non sbatterlo, appoggialo. Poi c'è da dire che sbattere viene usato da alcune persone al posto di battere, in che senso? Invece di dire battere le ali, alcune persone dicono sbattere le ali, oppure invece che dire battere la testa, in quel significato che vi dicevo prima, cioè di battere la testa una volta sola, alcune persone dicono sbattere la testa. Per esempio, è inciampato, è caduto e ha sbattuto la testa. Alcune persone poi, per esempio, dicono battere i tappeti, significa che quando i tappeti sono pieni di polvere, no? Lì battete fuori dalla finestra per far andare via la polvere, altre persone dicono sbattere i tappeti. Un altro uso piuttosto comune di sbattere è questo, per esempio, non stavo guardando, stavo guardando da un'altra direzione e sono andato a sbattere contro un palo. Questo si può dire sia quando si va a piedi, quando si cammina, sia quando magari si sta guidando. Sbattere inoltre può essere usato come sinonimo di buttare. In che senso? Nel senso di lanciare per terra, comunque far cadere per terra, però attenzione, non è un far cadere, perché far cadere significa che io semplicemente ho una cosa in mano, apro la mano e questa cosa cade per terra. Sbattere per terra vuol dire che io imprimo un movimento verso il basso, quindi in questo senso lancio per terra qualcosa. E in questo senso è simile a buttare per terra. C'è poi un'espressione idiomatica sbattere al fresco che vuol dire mandare in prigione. In questo caso sbattere ci fa capire che l'immagine è questa, qualcuno viene spinto dentro la prigione, quindi con violenza, e poi la porta della prigione, del carcere, viene chiusa. Quindi questa persona è stata sbattuta in carcere. Ma veniamo a battersi. Battersi è molto più semplice da spiegare, battersi vuol dire combattere o comunque lottare. Per esempio, lo troviamo in frasi come battersi per una giusta causa, battersi come un leone, battersi con tutte le proprie forze, battersi fino all'ultimo. Battersi quindi è evidentemente diverso da sbattersi. Sbattersi, vi dico subito che è un verbo molto informale ed è un verbo più recente, usatissimo dalle nostre parti. Nel resto d'Italia non lo so, ma alle nostre parti sbattersi si usa tantissimo. Cosa significa? Significa fare fatica, impegnarsi e quindi spesso lo si trova in espressioni del tipo non mi va di sbattermi, mi sono sbattuto troppo.
Insomma, avete capito l'idea di fare fatica, impegnarsi, fare qualcosa con impegno. Comunque, visto e considerato che sbattersi è un verbo che mi piace molto, molto probabilmente farò poi un episodio dedicato esclusivamente a sbattersi. Quindi ci restano battersela e sbattersene. Battersela è semplicissimo da spiegare, battersela vuol dire scappare. Per esempio, quando hanno visto arrivare il nemico, se la sono battuta tutti quanti. Cosa significa? Sono scappati tutti quanti. In particolare, battersela vuol dire proprio scappare in modo non strutturato, quindi non ritirarsi in modo strutturato, ma proprio scappare. Non so come dire, fuggire. Un altro modo di dire che abbiamo in italiano è svignarsela. Quindi battersela è come svignarsela. Sbattersene invece non c'entra niente con battersela, sbattersene vuol dire fregarsene, è un modo piuttosto brutale di dire fregarsene. Quindi se il modo neutro di dire è non mi interessa e poi c'è me ne frego, che inizia ad essere già un attimo più verso il volgare, poi c'è me ne sbatto, che inizia ad essere ancora più, se vogliamo, volgare o comunque brutale. Non è così volgare da essere censurato come altre parole che probabilmente conoscete e che qui non ripeterò, però diciamo che è brutale in modo probabilmente non necessario in determinati casi. In determinati casi è meglio dire me ne frego. Cioè uno arriva a dire me ne sbatto quando è proprio arrabbiato in una determinata situazione, oppure quando proprio vuole sottolineare in modo proprio forte il fatto che questa persona o lui stesso non gliene frega niente. Per esempio, in frasi come non gliene frega niente di nessuno, se ne sbatte di tutto e di tutti. Quindi sta a voi valutare poi, a seconda del contesto, cioè sbattersene è un po' più estremo di fregarsene. Ecco, ho cercato di compattare il più possibile, ho limitato gli esempi allo stretto necessario, comunque mi sa che questo video è diventato un mezzo mammut. Il mio buon proposito di comunque rimanere nei limiti, il mio buon proposito di rimanere in limiti di tempo decenti è andato a farsi benedire. Comunque sia, per ricapitolare, i verbi di cui abbiamo parlato sono sei. Per semplicità io li confronterei due a due partendo dai più semplici. I più semplici quali sono da confrontare? Sono battersela e sbattersene. Perché? Perché il significato è veramente diverso. Nel caso di battersela vuol dire semplicemente scappare, fuggire. Sbattersene vuol dire fregarsene, con la differenza che è un po' più forte di fregarsene, più forte, più brutale. Ecco, la parola chiave è un fregarsene più brutale, più volgare, non arriva all'essere censurato, ma comunque tenete presente che magari è meglio evitare questo verbo in determinati contesti. Poi c'è la differenza tra battersi e sbattersi. Anche qui la differenza è piuttosto chiara ed evidente. Battersi vuol dire combattere, sbattersi vuol dire impegnarsi e fare fatica, quindi non potete sbagliare in questo caso. L'unica precisazione è che mentre battersi è proprio italiano standard, sbattersi è un po' più informale, quindi registro un po' più basso, più colloquiale. Le differenze più sottili, in realtà, i verbi più complicati da distinguere sono battere e sbattere. Perché, come abbiamo visto, ci sono contesti in cui alcune persone usano battere, altre persone usano sbattere. Per esempio, battere le ali, sbattere le ali, oppure battere la testa, sbattere la testa. Tuttavia, io sottolineerei il fatto che battere ruota intorno all'idea del ripetutamente, in modo ripetuto, mentre sbattere ha più al suo centro l'idea di un qualcosa di violento, di brusco, di un movimento comunque non delicato. Inoltre, battere ha quel significato aggiuntivo che sbattere non ha, il significato di vincere, di sconfiggere. Ecco, ci tenevo a sottolineare le differenze tra questi verbi, perché comunque questi sono degli errori che in realtà vengono fatti frequentemente. È importante sapere che esistono due verbi e uno è battere, l'altro è sbattere, così se sappiamo che esistono almeno possiamo prestare più attenzione.
Spero che adesso le differenze tra questi verbi siano un po' più chiare. Per il resto, vi saluto.